Buonasera a tutti, benvenuti a questa live. Siamo partiti un po' in ritardo, ma giustificatissimo perché Mara, la nostra ospite di oggi, si stava allenando e quindi era giusto darle del tempo per terminare. Quindi questi sportivi sono sempre così, ovviamente che vanno a mille, ma come dire, apprezziamo assolutamente la loro tenacia in tutto, sempre. Allora, come ho anticipato, la nostra ospite di questa sera è Mara Maravilla, che sarà con noi in questa live tutta al femminile. Quindi ci tengo che venga puntualizzato proprio il fatto che più donne intervengono alle dirette, più siamo, come dire, sempre più presenti in quelli che sono gli argomenti che stiamo comunque un po' vivendo in questo periodo anche particolare. Quindi ci tenevo a fare questa live con Mara, che vedo già collegata, proprio per trattare degli aspetti, e chi meglio di una sportiva può essere anche un po', come dire, un sostegno anche per tutti quanti. Quindi Mara, ti invito intanto ad entrare. Andiamo. Perché non mi fa partire? Sì. Ok. Ti ho inviato la richiesta, ma sì, ecco, ti ho inviato la richiesta, ma non lo so. Ah, ecco, te la rimando. Ok. Capisco che è anche un po' la di scena per alcuni. Eccola! No, vabbè. Come stai? Tutto bene, ho finito adesso l'allenamento e quindi ecco perché sono in macchina. Tempo 5 minuti di arrivare a casa, poi sono tranquilla. Ma facciamo il viaggio insieme dalla palestra a casa. Esatto. Dai, questa, guarda, è una diretta pazzesca. Guarda. Scusami per il ritardo, il cambio dell'ora, perché in teoria avevamo accordo alle 7, però come ti ho spiegato mi hanno detto all'ultimo di fare questo allenamento e quindi ho finito un po' tardi. Non ti preoccupare, quindi giustificatissima, anche perché vedo già gente che sta entrando in diretta, perché era tanto attesa questa live con te, mi sa, eh? Sei gettonatissima, Mara. Quindi intanto sono io che ringrazio te per aver accettato comunque questa live con me, con le persone che comunque la vedranno, perché voglio che comunque si senta un po' tanto di più del solito quello che è la forza delle donne adesso più che mai. Quindi diciamo che tratteremo un po' di argomenti. Tu dimmi quando ci vuoi che ci fermiamo un attimo perché tu scendi dalla macchina, eh? Quindi dimmi te. Vai tranquilla perché Ok. no, sono ferma. Vai tranquilla. Ok. Intanto diciamo lì che tempo fa? Si sta la temperatura ovviamente. Qua c'è caldissimo. Beh, sai com'è qua in Florida? Che comunque ci sono i giorni dove c'è caldo caldo e i giorni dove c'è solo pioggia. Quindi è una bella. Io amo questa temperatura perché a me piace il caldo e quindi ti dico, a me piace, va bene. Praticamente c'è abbastanza caldo. Dai, beh, diciamo che tra l'allenamento e il caldo, la forma fisica di certo non può lamentarsi. No, no, questo assolutamente, anche perché già ringrazio tanto che abbiamo la possibilità di riuscire ad allenare e quindi riuscire a preparare, quindi va bene anche, guarda, se fossero 1000 gradi va benissimo. Bene, bene. Comunque, avete ripreso, quindi adesso le palestre comunque si sono riaperte, più o meno. Non proprio, nel senso che io mi alleno qui da mezzo con un crick. E non è che è aperta al pubblico, ma è aperta ai professionisti. Quindi tutti i corsi sono basati, le varie aule, le varie lezioni private, lezioni individuali, non private, sono solo fatti per i professionisti. Ma palestre come la fitness, quindi palestre per diciamo, allenarsi con
purtroppo sono aperte con limitazioni, quindi con un tot di persone e con l'uso della mascherina. Abbiamo, non ha ingranato, diciamo, la routine di tutti i vari posti, palestre, ristoranti, queste cose qua, però con le varie, diciamo, regole adeguate, diciamo, adattarci, riusciamo a lavorare. Bene, questo è già qualcosa perché comunque non siete fermi e avete avuto anche un periodo particolare. Poi negli Stati Uniti, che diciamo io sono rientrata in Italia per vacanza, anche un po' forzata perché sappiamo bene che situazione si sta vivendo, ma nel tuo caso tu non so adesso se hai in previsione di venire in Italia o insomma entra le tue. Guarda, a me piacerebbe, allora ti spiego, io ho già intenzione di venire in Italia di poi dopo febbraio, perché dopo che il terzo ultimo match che ho fatto, come sempre, dopo il match vado in Italia, però era proprio iniziato il quindi abbiamo solo rimandato. A me piacerebbe venire, dico dicembre-gennaio, quando magari si calmano, ti dico magari perché non so come sarà, però e spero che si calmino un po' le acque e di riuscire a venire in Italia anche per a stare con la mia famiglia, perché comunque ho mia sorella, mia mamma, quindi mi piacerebbe passare del tempo, perché è un anno e mezzo ormai che vedo, quindi la previsione c'è. Vediamo con questo coronavirus, con queste varie regole, anche perché come hai fatto tu, avrei fatto i 15 giorni giusto di quarantena. Eh sì, brava. Infatti sono a finirla la quarantena, per fortuna, mi sembra vero. Altro sfruttare il tempo. Sia di andare e tornare con un po' di tempo, cioè del tipo di dire ok, vengo 2 mesi in Italia, indipendentemente se devo fare la quarantena o no, avrebbe più senso Sì, che fare infatti. 3 settimane, passo 15 giorni in quarantena e non sfrutto questa possibilità. Infatti, diciamo che bisogna, secondo me, per chi che vuole venire, dedicarsi quel più tempo, insomma, possibile per poter, ovviamente, in entrambi i casi, dedicarsi alla famiglia, per come è di giusto anche, quindi ci sta. Beh, io però volevo, insomma, se ti va, magari che tu un po' ti raccontassi un po', perché è una storia pazzesca, come ho anticipato, quindi mi piacerebbe però sentirla raccontare da te, perché tu ti emozioni anche quando racconti e quindi questa cosa mi piace tantissimo. Sì, perché allora tutti, metto in premessa che tutti abbiamo una storia. Io la mia storia è un po' tra alti e bassi, perché comunque la mia vita inizia, nasco in Italia, però vivo per un periodo in Honduras perché mia mamma è honduregna. Torno in Italia all'età di 3 anni e comincio a praticare judo. Perché? Perché è l'unico sport, dico l'unico perché ne abbiamo provati tanti, però è l'unico che mi ha dato questo amore, più che altro proprio perché avendo la mamma honduregna, il papà italiano, la mia pelle non è bianca bianca come diciamo il 100% italiano. Quindi ti parlo di tanti anni fa, c'era questa differenza che ti facevano comunque notare. Ho iniziato a praticare judo proprio per questo motivo qua. Eravamo diversi bambini, diverse razze, quindi mi è piaciuto, mi sono innamorata di questo più proprio, sai, giocavi, stavi insieme, non c'era nessuno che parlava male, e questo è stato solo l'inizio, perché poi col judo piano piano sono andata avanti ho fatto diversi sport, natazione, kickboxing, fino ad arrivare all'età di 25 anni, dove ho avuto un paio di anni bui. Con tutti comunque sanno del mio passato, anni bui dove ho dovuto ricominciare, diciamo, la mia vita e l'ho voluta ricominciare proprio con l'MMA. Ho iniziato MMA per gioco e per tornare a sorridere, per avere un obiettivo di dire ok, vado in palestra per questo, perché dopo i miei 2 anni quindi del carcere non è stato facile, perché dai, tanti ti puntano il dito addosso. Ho voluto trovare un qualcosa e è stato proprio l'MMA. L'MMA mi ha fatto tornare a sorridere, a credere in me, a tornare ad avere un obiettivo e tornare con la voglia di sorridere. Quindi ha fatto tanto l'MMA. Fino a quando una gara, 2 gare, 3 gare c'è stato a livello di stato, la mia
è sempre piaciuto competere, quindi fin da piccolino. E il livello di MMA si è alzato fino a quando mi hanno dato questa grandissima opportunità di riuscire a venire qua in America, e questa possibilità me l'ha data la mia famiglia, la palestra, il Mixer Marger Protein e la Ludus Magnum. E sono stati questi tre gruppi, queste persone che mi hanno creduto in me e credono ancora in me, e mi hanno regalato il biglietto e la possibilità di stare qua, di vivere qua. E ho sfruttato questa grande occasione. Sono riuscita a vivere qua in Italia, qua in, non potevo non tornare con una soddisfazione, perché comunque ci sono state persone che hanno creduto in me, hanno messo da parte dei soldi per me. Quindi il primo obiettivo era riuscire a far parte dell'America. E una volta che è successo questo, sono riuscita anche a comprare, perché nel primo momento qua mi hanno chiamato da Invicta, sì. E ho sfruttato questa occasione nei migliori dei modi, quindi accettando, preparandomi, facendo dei viaggi, perché sai, devi fare visto per lavoro qua in America per riuscire a combattere, e quindi non ho lasciato nulla al caso, ecco. Quindi ho dato tutto per a partecipare e a raggiungere l'obiettivo, fino a quando poi non è arrivata di UFC. Questa possibilità è arrivata perché quando ho finito di combattere in Invicta, sono tornata in Italia, ma in Italia mi sentivo un po' persa, anche perché era agosto, perché agosto tutto è quindi nessuno si allena, un po' persa, e quindi ho dovuto decidere cosa fare, se rimanere in Italia o venire in America. E ho deciso di venire qua in America. All'inizio avevo deciso, ok, vado là, faccio qualsiasi match, faccio il camp e ritorno in Italia. Ma dopo non è stato così. Dopo ho incominciato ad allenarmi qua, avere il ritmo qua, è un'altra mentalità, altre possibilità, e quindi non l'ho lasciato scappare. Hai Sono trasferita qui. fatto la scelta giusta. Sì, guarda, non è stato facile all'inizio, perché sono in Italia, comunque avevo la famiglia, ho la famiglia. Avevo un compagno, avevo gli amici, avevo la mia palestra. Ho lasciato molte cose, però ti dico che in questo momento mi spiace, perché è la mia casa in Italia, però se non avrei fatto questo, chissà quante volte avrei pensato, ma se potevo, ma se potevo. Quindi sono contenta della decisione che ho preso. E sicuramente ti è gratificato tantissimo perché si vede da quando ne parli, quindi sei abbastanza contenta della scelta che hai fatto, quindi secondo me per te, da un lato è ovvio che la famiglia manca perché gli affetti mancano sempre, ma dall'altro cioè, io penso che siano i tuoi più grandi sostenitori, quindi sarai anche felice di questo. Sì, guarda, assolutamente, anche perché io sento la mia famiglia, la chiamo praticamente tutti i giorni, Immagino. appoggio, è un appoggio, mi sostengono, appoggio anche emotivo, perché sai, non è che prendi una macchina e ti mamma, cioè, comunque devi prendere un aereo, ci sono giorni, è un po' diverso. Certo. Beh, diciamo che ce l'hai, cioè, sei stata abbastanza tenace e di questo ti devo dare veramente grande merito. Quindi sei abbastanza ammirevole veramente di questo. E io adesso però ti faccio domande un po' più ovviamente nel dettaglio inerenti proprio a quello che è la fase che abbiamo un po' vissuto tutti negli Stati Uniti. Io che mi sono anche trovata lì in questo periodo, diciamo averla vissuta da vicino, sia la fase, ti chiedo, della chiusura, ovviamente te che sei una sportiva e comunque secondo me l'ha vissuta in maniera particolare. E anche da adesso come la ripresa, come la stai affrontando? Ok, beh, io guarda come con il coronavirus iniziato. Guarda, io qui, allora, quando è iniziato a febbraio, io mi ricordo che dopo che ho fatto il mio venire in Italia mi hanno detto che non. Quindi mi sono organizzata,
questo mese che sono stata a casa mi sono organizzata, ti dico un mese perché? Perché dopo combattere, ma in questo mese ci siamo organizzati, abbiamo comprato elastici, abbiamo cercato di tenere allenandomi la mattina, cercando di fare anche il cibo, la dieta, perché sono un po' diversi i ritmi, quindi devi anche un po' ridurre anche questo, ma non abbiamo dato, diciamo, la possibilità che vivo un'altra fighter e Selena fisicamente, quindi ho bel tipo l'altro. Quando hanno deciso di riaprire le palestre, per chi aveva messo, quindi dopo questo mese qua hanno detto ok, se la gente, le persone devono preparare, quindi hanno dato questa, diciamo, questa possibilità, l'American Team ha aperto le porte solo per chi aveva match e ci si allenava in solitaria, quindi proprio quei 4-5 con i propri sparring partner, quindi non cambiavi come si usa fare, e quindi questo qua l'abbiamo vissuto un po' così. Ti dico che piano piano adesso tutti i professionisti in generale abbiamo perso i controlli rispetto a prima, perché la settimana scorsa abbiamo fatto tutti l'esame del coronavirus e ogni 2 settimane facciamo questo esame. Tutte le volte che entriamo ci controllano la temperatura, la minima cosa che tu senti, mal di testa, febbre, freddo, qualsiasi cosa, stai a casa, quindi non vai, e disinfettano tutti i tatami. Una volta che finisce di allenarsi, disinfettano proprio tutto. Quindi i controlli sono un po', danno la possibilità di allenarti, però giustamente anche i controlli sono un po' più severi. Ottimo. Beh, diciamo che poi in America al momento si è ancora in una fase un po' delicata, confronto all'Italia che sembra ripartire, tra virgolette, Qua di sottolineo. indietro, anche perché io so che qua in California e Florida e California vogliono chiudere ancora, non so se vogliono ancora chiudere. Siamo Hanno un po' già chiuso una parte. il puntino rosso adesso noi che viviamo qua, Sì, quindi infatti vedevo che erano stati segnalati altri casi in aumento, insomma, chi appunto vive lì mi dice proprio che non, siete in una situazione di stasi, insomma, adesso sta cercando di capire cosa succederà. Speriamo bene, insomma, che questa cosa passi in fretta. guarda, io ho la fortuna di non vivere vicino a Miami, perché comunque vivo qui in Pompano Beach e è meglio, dai, perché comunque Miami hanno già visto che ha chiuso un po' le cose, quindi è solo cercare di rispettare le regole come dovrebbe essere. Infatti, noi dobbiamo dire che però almeno gli americani che ho conosciuto io sono stati più bravi in questo, cioè alcuni sono stati attenti perché ci tenevano, loro insomma sappiamo bene che vivono un po' queste cose in maniera un po' diversa. Comunque andiamo un pochettino nel clou della cosa così ti do il tempo di scendere dalla macchina. Io Questo è il bello delle è il bello live. della diretta, dai. Comunque, te che sei in questo mondo dello sport da tanti anni, per tutte le donne che vogliono intraprendere questo mondo e quindi vogliono appunto iniziare magari per la prima volta, te cosa sentiresti di consigliare? Beh, io dico la prima, se fosse proprio la prima volta che vogliono avvicinarsi alle arti marziali in generale, di provare tutto, di non provare, di darsi una prova quando tutto. Tutto inteso come jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, box, perché non tutti siamo uguali. E può essere che magari piace di più, si innamora di più magari di jiu-jitsu, che c'è magari più contatto, kickboxing c'è meno contatto. Quindi dico di darsi una possibilità provando tutto e di non ascoltare no, non so. Abbiamo qualche problema con la diretta, speriamo bene che tenga. Purtroppo Mara ti abbiamo sentito a tratti. Aspetta, mi senti?
Sei stato veramente sentirti a robot per un po', quindi purtroppo non sono riuscita a sentirti bene. aspetta. Aspetta che metto il wifi. Un attimo di pazienza, però quando si è live è così, quindi ci sta, poi siamo un po' lontani. Quindi diamo il tempo a Male di ripristinare la connessione, giusto perché almeno riusciamo a sentirla per bene. Se ci riusciamo, ci riusciamo. Attendiamo qualche altro secondo. Continuo a non sentirla. Intanto sta caricando, speriamo bene. Mara, ti si è bloccata la connessione, quindi se tu riesci a sentire me, aspettiamo magari qualche secondo che si sistema un attimo. Ah, non vedete me? No, l'importante appena ripristiniamo la connessione. Ecco, riproviamo a reinserirla. Vediamo. Speriamo bene. Eccola, ce l'abbiamo fatta. Io ti vedo, ma non ti sento, sei di nuovo bloccata. Mi senti? Ti si blocca l'immagine, non so perché. Ah, non so. Adesso adesso meglio, adesso sì, Mi un po' sentite? meglio. Ok. Sì. Stavo dicendo che no, chi vuole provare, qualsiasi ragazza che vuole provare, di darsi la possibilità di provare tutto, di non provare solo una kickboxing perché la mia amica fa kickboxing, di provare tutto perché non tutti siamo uguali, non tutte siamo uguali, quindi può piacerci di più magari il jiu-jitsu, di più la kickboxing, Muay Thai, solo la box, quindi di darsi una possibilità di provare tutto. E giustamente poi dove c'è più feeling, quindi lo sport dove si dà più feeling, di dare più attenzione. E di non ascoltare chi dice che sport da maschio, perché tanti ci sono che parlano Era la già. mia prossima domanda, quella. Sì, No. perché purtroppo ancora c'è questa cosa di pensare che una donna non possa fare uno sport prettamente maschile. Infatti, questo è stato anche uno dei tanti motivi che ci tenevo appunto a fare questa live con te. Perché detto da una donna, secondo me è importante perché non dobbiamo avere questa paura, questo timore che è uno sport che non è adatto ad una donna o che non aiuta a difendersi perché non è come la difesa personale. Poi lì ti chiedo cosa ne pensi della difesa personale. Quindi, insomma, dimmi, dimmi. Di non ascoltare, io sento ancora, ci sono ancora persone che dicono, anche in palestra ci sono stati due ragazzi che mi hanno detto perché combatto, è uno sport, lascialo agli uomini. È una cosa, io la vivo, credo che la parte femminile è proprio questa, è la parte della guerriera, le donne fanno tante cose e hanno questo dono di avere la possibilità di riuscire a mettersi a vestire da guerriera, quindi hanno questa possibilità di riuscire a combattere. E credo proprio che è la parte più femminile che possa esserci, mettere questa armatura e essere guerriere dentro la gabbia, sul ring, sul tatami, in qualsiasi sport che sia di jiu-jitsu, kickboxing ed MMA. E abbiamo i nostri due lati, come da guerriera, diciamo, la principesse in queste due
due personalità, perché comunque siamo guerriere quando è il momento di essere guerriere, quindi dentro nel momento in cui combattiamo, e le principesse fuori da questo contesto, e maniera tanta femminilità che non può essere uno sport solo da maschi, come dicono tanti. Beh, sono assolutamente d'accordo con te, infatti teniamo alta sempre quello che è lo sport femminile più al più non posso. Quindi sosteniamolo perché aiuta tanto, lo sport fa bene al corpo, fa bene alla mente, fa bene anche al carattere di una persona. Tantissimo, ti aiuta. Io, ok, lascia stare la parte professionista, ma quando anche solo vado in palestra, che vado per divertirmi, vado per stare bene, quindi ti trasmette felicità, ti trasmette sicurezza. E quando smetti dal tatami, la cosa che mi dicevano sempre è che quando siamo sul tatami siamo tutti uguali, non c'è donna e uomo, perché comunque siamo tutti lì per combattere. Fuori dal tatami c'è questa differenza, quindi perché non andare in un posto dove ti trasmette energia, dove ti trasmette felicità? Questo è che poi cercare. E questo è quello che a noi dà vita. Questo è bellissimo, infatti è da provare sempre, come dici te, provare tutte le discipline, poi alla fine lo capisci qual è lo sport per te che ti piace di più. Sì. Io ti dico, come ti dicevo prima, di dare, parlo a livello femminile, di darci una possibilità di provare tutto proprio per questo, perché c'è Jiu-Jitsu fatto massimo, quindi è molto tecnico. Kickboxing o Muay Thai, come anche tu pratichi, è un po' diverso, quindi sì, c'è il contatto del pugno, ma non c'è un contatto fisico. Kickbox, ci sono solo comunque un lavoro di pugni e non di calci, quindi di dare possibilità, perché non tutti siamo uguali. Può piacerci una cosa più che l'altra. Ma quando sentiamo quella sintonia, quella attrazione di dare attenzione, di darci la possibilità di dire ok, no, vado, faccio un mese, faccio 2 mesi, mi piace, mi fa stare bene, ok, lo faccio. Indipendentemente se uno va a competere o che uno lo faccia proprio per se stesso, non è che se uno lo fa per se stessi, ok, ma se uno va per competere, no. Perché è la stessa cosa, sono giustamente due attenzioni diverse. Assolutamente. Ma della difesa personale invece cosa pensi? Allora, difesa personale è una buona prima parola, ma non tutti danno un'attenzione giusta. In senso che possiamo allenarci, possiamo ripetere, possiamo andare in palestra ed è una cosa che fa bene, che comunque ci aiuta. Però non possiamo solo la difesa personale, ma dobbiamo lavorare sulle emozioni. Perché posso allenarmi come autodifesa, ma nel momento dopo succede e devo usarla, magari l'emozione mi blocca e che cosa faccio? Non riesco più a fare niente. Quindi è perfetta l'autodifesa, è una cosa da fare, ma non solo, e dobbiamo lavorare anche la parte emotiva, perché non sappiamo come reagiamo a livello emotivo. Perché posso veramente, posso ripetere tutti i giorni autodifesa, 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 ma dopo l'emozione mi blocca. Quindi è giusta, ma vanno abbinate. Ottimo, bene, questo è un ottimo consiglio, quindi spero lo percepiscano in tante, soprattutto per chi pensa che basti solo fare qualche lezione di autodifesa per poter riuscire a difendersi. No. Sul discorso, ah, che bello! Il tuo cucciolo! Ma per quanto riguarda proprio il tema proprio del difendersi. Purtroppo sappiamo che ci sono stati casi negli Stati Uniti, come un po' in tutto il mondo, dove ci sono state veramente delle violenze e dei modi di, cioè, uno scatenarsi di violenza gratuita che purtroppo esiste. Questo purtroppo porta le persone a dire io vorrei fare qualcosa per difendermi. E giustamente uno dice se mi ritrovo in una situazione dove vengo aggredita così senza motivo, come affronto questa cosa? Cioè, è ovvio che diventa sia un trauma, ma come anche psicologicamente si deve preparare a questo?
Che di fatto. No, so cosa vuoi dire. Guarda, dipende se ci, allora, se ci dovesse capitare, non so quando, ma se un giorno mi dovesse capitare, dovessi trovarmi in una situazione del genere, è chiaro che mi vado a difendere. Di certo non lo so che anche chi fa, chi è un professionista, le arti marziali comunque non potrebbe usarle. Però come autodifesa io credo che dipende sempre a livello, come ti spiegavo, le emozioni in quel momento lì che cos'è che mi fanno fare. Perché, sai, sono delle situazioni, sono un po' delicate dove comunque ti segnano e devi essere comunque pronto in tutte le due situazioni. È un conto combattere nella gabbia, è un conto fuori. Bisogna avere la freddezza di riuscire a reagire anche fuori. Ecco, questo è importante. Però, come dicevi tu, che anche in America succedono molto spesso queste cose qua. Quindi dovrei trovarmi in una situazione del genere, perché, come ti dico, dovrei avere la freddezza di riuscire a reagire in una situazione del genere. Però, ecco, non so come l'emozione o l'adrenalina mi mette in quel momento lì. Beh, anche il tema, ad esempio, che si affronta adesso delle discriminazioni razziali, questo cosa ne pensi in merito Io e come la vivi? la vivo perché un po' non è che mi tocca, però siccome in Italia è già passato questo per il colore della pelle, e è una cosa che farà sempre, non è una cosa che sparisce, perché come ne ho 34 anni, quando avevo 4 anni c'era già qualcosa, c'è ancora adesso. Il problema è che quando succedono c'è qualcuno che li filma e c'è qualcuno che la fa, diciamo, filmandole, buttandole anche sulle televisioni, tutto, la cosa diventa grande. È una cosa che ci sarà da parte del razzismo. È una cosa che mi spiace, mi dà tristezza, perché comunque l'America, parlando di America, l'America è questo, è diverse razze. L'America è, non sa, non sono, non ci sono solo americani, perché l'America è stata cresciuta con l'immigrazione, quindi tante razze che sono venute, tanti paesi che sono in America, quindi questo che mi dà tristezza. E la si vive, la vive, io vedo tanto come fanno le proteste, come anche sulle strade sono, però è che noi non abbiamo questo potere di metterlo in testa a persone, spiegarlo alle persone. Però, ripeto, l'unico dispiacere, l'unica tristezza è questa, che l'americana dice che l'America non è solo America, perché l'America è stata creata da tanti. E quindi, Esatto. ecco, mi lascio un po' triste. E essendoci passata dietro anche quando ero piccolina, piccolina io, cavoli, è una cosa che non cambierà mai. Tanto tempo fa c'era. Beh, diciamo che cerchiamo anche psicologicamente a insegnare nelle palestre, penso, a come rispettare comunque ogni etnia, ogni persona di qualsiasi nazionalità sia. Quindi l'importanza dello sport credo che sia anche in questo, nell'insegnare, educando a non vivere lo sport anche facendo della violenza, perché non è quello lo sport. Giusto, giusto, no, questo è vero. Questo ti dico, guarda, in palestra in Italia era così. Qua in palestra è uguale, perché siamo veramente America do team, ma gli americani ci sarà forse la metà, perché poi tutti vengono da fuori, quindi i ragazzi che vengono da fuori. E questa cosa comunque la insegna, rispetto, ci andiamo con tutti, non abbiamo nessuna, anzi. È bello anche trasmettere questo fatto di riuscire ad allenarci insieme, il fatto di riuscire ad andare d'accordo insieme, che può essere un aiuto. Assolutamente sì, anche il tema del bullismo che viene spesso trattato e anche in quello vedo che ci sono tanti maestri che cercano di insegnare nelle palestre anche a questi ragazzi che comunque vivono e hanno, come dire, non la fortuna di
di avere un'istruzione, quindi magari si affidano a strade sbagliate e purtroppo poi si creano delle cose che non sono piacevoli. Quindi quello che secondo me è importante, io adesso non so se tu fai delle lezioni o se comunque ti è capitato di parlare a dei ragazzi facendo capire che lo sport deve essere interpretato in maniera positiva e mai come una forma, cioè proprio come dire, togli un po' i ragazzi dalla strada, ma li porti in palestra insegnandogli un po' a come vivere meglio la vita. Sì, questo guarda, l'ho fatto in Italia quando lavoravo in palestra, quando lavoravo con i bambini, perché è da bambini che li devi fare crescere, perché purtroppo quando iniziano ad avere già 15-16 anni hanno già diverse lavori, è un po' difficile diciamo lavorare con la testolina, perché comunque è un po' diverso. Però sì, quando ero in Italia mi è sempre piaciuto trasmettere questo, proprio perché essendoci passata è anche bello trasmettere la tua esperienza in meglio. Quindi anche i bambini che non so, non riescono a fare qualcosa, triste, no? Perché quello bambino mi ha detto che io non posso. Non è così. A volte bisogna proprio crescere i piccolini. Quindi sarebbe bello riuscire a farlo quando aprire una palestra qua, riuscire a trasmettere questa esperienza, cose proprio piccolini, quindi mai dire mai. In Italia sono riuscita a farlo e lo facevo, quindi mi sarebbe piacerebbe farlo. Bene, allora io te lo auguro perché sono messaggi che si devono dare e secondo me voi che fate questo sport anche a livello agonistico e comunque vi ritrovate a combattere, quindi ad avere anche un atteggiamento di un certo tipo, dovete, secondo me siete un po' degli esempi che ognuno vede e poi interpreta a suo modo, quindi è giusto che uno specifichi che comunque farlo. Per un match non significa interpretarlo in maniera diversa, insomma. Giusto, giusto. Quindi io diciamo che il messaggio che volevo dare grazie a te era anche quello di avvicinare di più anche le donne allo sport, quindi invitandole a fare lo sport che sia, come dici te, qualsiasi tipo, l'importante è che Che ti fa stare bene dentro, che ti dà l'emozione dentro, che quando vai, anche se sei stanca, quando vai a farlo, stai bene quando finisci. Cioè, indipendentemente da questo, esatto. il dia, il giorno no, tutti abbiamo il giorno no, quando non hai voglia, però ci vai e quando finisci hai il doppio dell'energia di quando arrivi al tuo sport, perché ti fa stare bene, ti dà la felicità. Lo capisci da questo. Sì. Bene, Mara, io se tu hai, come dici, il tuo motto che un po' segui è quello di nulla è impossibile, quindi chi ha voglia di, non è mai troppo tardi, quindi non c'è un limite di età per chi vuole comunque iniziare a fare sport. Assolutamente. Guarda, Quindi, assolutamente. Questo non ti ferma, non è l'età che ti ferma. ecco, quindi non c'è, come dire, sono ormai non lo sport per me, ormai sono troppo grande, oppure ho paura di farmi male. Insomma, una serie di domande che ognuno si farebbe perché giustamente non lo conosce, non lo vive ancora. Quindi questo è il punto. Beh, io qualcuno scrive auguri per il 19. Il 19 hai un match il 19? Il 19 di settembre, infatti dicevo auguri per il 19, Bene, no, magari per i 19 anni ancora. Il 19 combatterò a non so ancora dove, perché o è Abu Dhabi o è Las Vegas. Questo purtroppo lo sapremo in queste 2 settimane quando decideranno qua in America cosa vogliono fare per il coronavirus. Il 19 combatto comunque con la mia opponente, una brasiliana, Mayra Shitara. E stiamo facendo camp, siamo dentro camp e si stanno preparando per questo match. ti vedo molto, molto motivata, non vedi l'ora. Ora sì, perché arrivo, comunque tutti lo sanno, adesso non ho niente da nascondere, ecco. Arrivo da 3 sconfitte, l'ultima è stata per un errore
mi voglio rifare, ho una possibilità. Avevo accettato il match il mese scorso con 10 giorni di preavviso, poi dopo l'hanno cancellato perché la mia ponente non ha passato gli esami, e quindi mi hanno dato un'altra possibilità di riuscire a combattere, questa di settembre. Quindi ho voglia, perché ho voglia di mettermi in faccia a faccia con me, quindi, di dar tutto per questo match, che è veramente importante. E l'energia è tanta, l'emozione di prepararmi bene per stare dentro la gabbia Mara, Bene, indipendentemente allora ti faccio i miei in bocca al lupo per questo. lunga vita. Ma quindi, progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Beh, dici come parte da di fighter o come fighter normale? No, progetti. Dimmi te, decidi te, libera, No, sentiti libera. diciamo che, beh, sicuramente il primo passo è quello di 19 di settembre, quindi di riuscire di combattere bene. E vari obiettivi uno mi piacerebbe. Purtroppo c'è di nuovo un problema di connessione. Eccoti, adesso sì. Poco fa non ti ho sentita, è andata via la linea. Beh, diciamo che anzi ci siamo riusciti a tenere fino adesso, quindi questo è già un traguardo. Io purtroppo non riesco a sentirti bene perché si è bloccata anche la tua voce. E mi dice sempre che la connessione gira come se non prende. Però mi Beh, sentite? insomma, adesso sì. Ok, allora rimango qua, rimango qui vicino. Ah, e allora è il punto che non va bene. Ok. Perfetto. No, ma anche perché stavi dicendo una cosa bella, mi dispiaceva non fartela No, finire di dire. guarda, a me piacerebbe combattere, come ti dicevo, fino a quando il mio corpo mi risponde, mi dà la possibilità. Non so quando sarà, può essere qua da 5 anni, 10 anni, non so come sarà questa cosa. Ma so che non smetterò mai quello di indossare il kimono, quindi di andare avanti con il jiu-jitsu, e sia anche di competizione, perché comunque ti danno anche la possibilità, perché ci sono diverse categorie, cinture, età, peso, quindi hai anche questa possibilità. Ma non smetterò mai diciamo che in palestra ci sarò sempre come allenamento, se per me o per qualcun altro. Ma non uscirò mai dalla palestra, quindi la mia vita è questa. La mia vita è combattere, la mia vita è insegnare in un futuro, e non vedo altro futuro per me. Era bello quello che avevi detto sui bambini, che avevi piacere comunque di. Sì, avevo iniziato prima del coronavirus a seguire come aiutante, diciamo, di jiu-jitsu, dei bambini di jiu-jitsu. E quindi spero che ritornino presto ad aprire le palestre, spero che ritornino presto con i vari corsi, perché è un lato che mi piacerebbe portare avanti. Quindi anche dove sei al tuo giorno, no, anche in un momento di camp e insegni ai bambini, comunque i bambini ti danno un'energia positiva e quindi ti fanno stare meglio. E oltretutto, essendo bambini, hai la possibilità di comunque insegnare, anche di apprendere.
Perché comunque hanno questa magia di essere molli, di non smettere, hanno, sono sempre pieni di energia e sono sempre positivi, quindi, e anche di trasmettere buone maniere, quindi ci sono sempre i lati buoni. Poi ti vedo anche portata perché tu sei sempre così delicata, riesci a sempre che gli trasmetti loro molta anche positività, quindi questa cosa credo che sia, diciamo, da entrambe le parti, quindi c'è Sì. sinergia anche con i bambini. Sì, no, mi piacciono tanto. Guarda, anche qua a casa dove vivo, oltretutto penso che con il coronavirus hanno chiuso le palestre, hanno chiuso le piscine, quindi ci trovavamo qua, non so perché, però con Simba sono riuscita a tirare verso di me i bambini che abitavano qua sotto, perché abito in un condominio, quindi ci trovavamo qua fuori a correre, non so perché, ho questa attrazione mi piace e quindi la No, voglio ma usare. si vede. Quindi anche in bocca al lupo per questo. Grazie. Ma che ore sono lì da te, Mara? Passano le 2 di pomeriggio. Ah, ok. Quindi qui sono le 8 di sera, ora di cena. Quindi da te, non so se te già hai pranzato, devi ancora No, pranzare. vado a mangiare adesso perché ho finito allenamento, quindi non Ok. c'è problema. Allora ti lascio mangiare, ti ringrazio veramente per aver condiviso questa diretta con me e spero la vediate perché comunque sarà salvata sulla pagina YouTube e su tutti i canali social, quindi Ah, volentieri. avrete la possibilità di rivederla chi è che non è riuscito a seguirla anche in un secondo momento. Poi ti mando il link, ovviamente. Non... Volentierissimo. E quando vieni qua in America ti aspetto, eh. Assolutamente, adesso so che se sono dalle tue parti ti chiamo, non... Volentieri. sicuramente avrò modo di incrociarci, così facciamo Sì. questa... Mi farebbe tanto piacere. Grazie ancora, Mara. Come? Italia. Sicuramente ci troveremo qua in America, ma non in Italia, quindi ti Lo penso aspetto. anch'io. Grazie ancora, Mara. Buona continuazione e buon tutto. Grazie, Ciao, bacio a tutti. ciao. Ciao. Ciao.